Difficile invece sentirsi al sicuro nel Donbass, il terreno conteso tra i separatisti filorussi e i nazionalisti ucraini. Il conflitto attraversa i villaggi, i paesi e le stesse famiglie. E i nemici possono essere i tuoi ex vicini di casa oppure i tuoi stessi parenti. E spesso non si sceglie per ideologia da che parte stare, ma soltanto per caso. Я мать одиночка. Devo crescere da sola mio figlio Vova, che ha 2 anni ed è troppo piccolo per la scuola materna. Non ho scelta, o mi occupo di lui o vado a lavorare. Il mio ex marito si è trasferito a Mosca con i 2 figli più grandi. Così posso contare solo sulle mie forze e sugli assegni familiari. Quello che ricevo qui a Donetsk dalle autorità separatiste è molto basso. 2.700 rubli, circa $50, e oltre la metà se ne va per l'affitto. Per questo ho bisogno dell'aiuto di Kiev. Per questo mi sono registrata anche dall'altra parte, a casa di mia sorella, che vive in una regione sotto controllo dell'Ucraina. Da Kiev ricevo $30. Quasi la metà la spendo per il viaggio. Per recuperare l'assegno, infatti, devo andare di là. Non c'è modo di riceverlo a casa o in una banca della Repubblica Popolare di Donetsk. La nostra vita ruota intorno a quel confine. Siamo costretti a fare su e giù per sopravvivere. Ogni volta dobbiamo affrontare i checkpoint, quelli separatisti e quelli ucraini. Se va bene, aspettiamo 2 ore. In certe giornate però bisogna dormire all'aperto o in ripari di fortuna. Il confine resta aperto solo 12 ore e si trova a pochi chilometri dal fronte. I colpi di mortaio e le raffiche di mitra si sentono benissimo. Quando la Russia ha occupato la Crimea, stavo frequentando l'ultimo anno di liceo a Kiev. Avevo 17 anni ed ero sconvolta per quello che stava succedendo. Molti qui inizialmente non sapevano da che parte stare, se con l'Ucraina o con i separatisti. A difendere il paese c'erano quasi solo soldati venuti dalle regioni centrali o occidentali dell'Ucraina. Così ho deciso di dare una mano. Facevo il corriere, portavo cibo, vestiti, posta, indicavo le strade e i sentieri a quei ragazzi venuti da lontano per difendere la mia terra. All'inizio non pensavo seriamente di entrare nell'esercito. Volevo studiare psicologia. Ma quando alla fine dell'estate del 2014 mi chiamarono dall'università, decisi di rinunciare. Era difficile abbandonare i ragazzi sul fronte. E chiesi di arruolarmi anch'io. Mi proposero un lavoro d'ufficio, ma per questo tipo di lavoro non ero preparata.
e la burocrazia non mi piace. Per questo chiesi di entrare in un'unità da combattimento. E mi misero alla prova come puntatore di artiglieria. Così sono diventata l'unico puntatore donna della mia brigata. Non è una cosa che mi dia piacere. Anzi, spesso è spaventoso. Ho paura di morire. E penso a chi ha perso delle persone care. Se i nostri colpi hanno centrato dei civili. Spero proprio che la guerra finisca. Nei territori separatisti tutto è più caro. La spesa, i vestiti. È ovvio, siamo circondati dai confini e per importare qualsiasi prodotto bisogna pagare la dogana. Per questo qui tutto costa il doppio o il triplo. Mentre gli aiuti umanitari sono sempre di meno. Quando vado in Ucraina compro i vestiti per mio figlio e cerco di riempire la dispensa. Ho comprato 30 uova. Da noi sono molto più care. Costano 2,5 volte in più. Qui vengono 9,90. Da noi sono 25 al pezzo. Ci farò delle omelette con i pomodori e l'insalata russa. È buona, sapete. Anche mia madre è entrata nell'esercito. Il legame più importante per me è la famiglia. Indipendentemente se sono buoni o cattivi, i miei familiari sono la cosa più importante della mia vita. Tutto può cambiare, ma la famiglia è sempre con te. La guerra mi ha cambiata moltissimo. E ogni volta che vado in vacanza, il periodo di adattamento alla cosiddetta vita normale diventa più lungo. Quando incontro i miei amici di un tempo, parlo loro della guerra, di morti, feriti, della mancanza di acqua o elettricità. E loro invece parlano dei problemi di ogni giorno, delle liti con genitori e fidanzati, del fatto che non possono comprarsi l'ultimo telefonino. Io non capisco loro, loro non capiscono me. La guerra ha scavato solchi profondi nelle famiglie che si trovano a vivere sui due lati del confine. Teoricamente potrei anche andare a vivere da mia sorella, che vive in una regione ancora più lontana dal fronte, ma è difficile. Loro non hanno provato la guerra, non ci capiamo. Quando vado da loro mi sopportano appena. Oggi sono felice. Voi siete venuti come un raggio di sole e mi avete fatto dimenticare la guerra. Da quando sono iniziati gli scontri nel Donbass, 1.191.000 persone hanno perso la loro casa e si sono dovute trasferire altrove e le vittime sono 10.000. In guerra non sono ammessi dubbi, porterebbero inevitabilmente al dialogo ed è per questo che la mamma di Donetsk non diventerà mai una combattente. La ragazza soldato invece ha molte certezze, ma ha perso tanti amici.